che l'ho scelto io. Allora, la prima cosa, Ivan ha detto una cosa bella, l'ho scelto io. Tu sai che la cresima viene anche chiamata confermazione, perché da una parte sei tu che confermi gli impegni del tuo battesimo, dall'altra è il Signore, lo Spirito Santo, che viene a rafforzarti, a confermarti nella fede. Di questi due aspetti, quale senti di più? Che tu confermi la tua fede o che il Signore viene a confermare te? Che confermo io la mia fede. Beh, dal punto di vista umano hai ragione, però la cosa più importante è che è il Signore che viene a confermare te, no? Tu che classe fai? Il primo superiore. Qui a Fara? A caso. A caso, molto bene. Allora, che Dio ti benedica, io prego per te, tu prega per me. Facciamo la prova generale dello schiaffo che ti devo dare, va benissimo. Sì, complimenti. Adesso scegli tu la vittima successiva, però questa volta una ragazza. Chi vuoi scegliere? Maria Chiara. Maria Chiara, vieni, vieni. Però dopo non gli fare niente a lui, perché ti ha... Maria Chiara, e tu perché ti cresimi? Ciao! Aspetta, ci devo pensare. No, perché era un bel cammino da fare con i miei amici e poi mi sentivo di cresimarmi. Questo cammino quanto è durato? Un anno. In quest'anno il catechista chi è stato? Marisa e Giovanna. Marisa e Giovanna sono qui? Sopravvissute tutte e due, complimenti. Qual è la cosa più bella che hai vissuto durante questo cammino? Quando eravamo andati a Chieti, insieme a altre... La tradizio simbolo. Sì. E che cosa ti è rimasto di quel momento? Ma è vedere tante persone unite per un solo scopo, ovvero la Chiesa e... Gesù al centro. Bravo. Allora, che Gesù sia sempre al centro del tuo cuore, va bene? Adesso scegli tu un'altra vittima, questa volta un ragazzo. Giacomo. Giacomo, vieni. Poi Matteo, mi dai tu segno quando dobbiamo andare a vestirci, eh? Buongiorno. Come sta? Bene, brava, pure. Io faccio la prova dello schiaffo. Benissimo, anche a te è andato benissimo. Giacomo, tu una domanda a me. Non lo so. Non sai che domanda farmi? Allora la faccio io a te. Allora, una domanda semplice e profonda. Chi è per te Gesù? È una guida spirituale. Non lo so. Tu preghi, parli con Gesù nella preghiera? Sì. Che cosa gli dici? Le cose più belle, le più importanti che gli dici? Gli chiedo a volte dei consigli, degli aiuti. La preghiera è questa anzitutto, chiedere luce, forza, aiuto al Signore. Poi naturalmente pregare per le persone che amiamo e per tutti quelli che hanno bisogno. Tu preghi per i tuoi cari, i tuoi genitori, cioè fratelli, sorelle? Fratello. Ah, la prima vittima è tanto fratello, ho capito. Allora, che Dio ti benedica, scegli tu adesso una ragazza. Chiara. Chiara, vieni, bravo, ciao. Chiara, questa volta tu fai una domanda a me. Sì, ha detto di sì, bravo. È felice di tornare a fare San Martino. Allora, ha fatto una domanda semplice e bella, che io scompongo in due parti. La prima, è felice? Sì. Devo dire di sì, perché... Il Signore è entrato pienamente nella mia vita quando avevo 17 anni, anche se ero stato battezzato, cresciuto in una famiglia, grazie a Dio, credente. Ma il momento in cui ho capito quanto era importante per me
E quando avevo 17 anni che ho capito anche che il suo amore colmava il mio cuore, che io gli avrei dato tutta la mia vita. Sono passati 54 anni da quel momento, anzi no, 53, la gioia è grandissima perché so che Dio è fedele. Nonostante tutti i miei limiti, i miei difetti, l'amore di Dio colma il mio cuore. Sono felice di tornare a Fara, certamente sì. Prima di tutto perché è bello sempre incontrare le comunità che Dio mi ha affidato. Poi perché ci siete voi, i ragazzi che riceverete la cresima uno per uno, ed è molto bello potervi confermare nella fede. Poi voglio bene a questa comunità, voglio bene alle suore e ringrazio e saluto la superiora che è stata qui e che è tornata adesso. E poi voglio tanto bene anche a Don Matteo, il vostro parroco, che ho avuto la gioia... che ho avuto la gioia di conoscere poco dopo che io arrivai qui, lo cresimai, e poi un po' negli anni è cresciuta la conoscenza, poi lui è entrato in seminario, ho avuto la gioia di ordinarlo sacerdote, e quindi so che è un giovane che vuole bene a Gesù e che si dedica a voi con tanto entusiasmo. Quest'anno gli ho chiesto di iniziare anche un cammino ulteriore di formazione, cosa che dopo il primo anno di inserimento faccio con tutti i preti giovani, quindi lui 3 giorni la settimana sarà a Roma per lo studio, naturalmente pregherà per voi, celebrerà per voi, qui lo aiuterà, mi sembra, Don Gennaro, e sono molto contento anche di questo, ma non vi toglierà niente, anzi lo studio gli servirà a dare a voi di più con competenza e con amore. D'altra parte anche Don Emiliano fece lo stesso, come sapete. Alcuni giorni della settimana andava a Roma per studiare, sempre dopo il primo anno. Perché il mio desiderio è che tutti i sacerdoti, una volta ordinati, fanno un anno di piena full immersion, come si dice, piena immersione nella pastorale, poi facciano un corso di approfondimento, di studi biblici, teologici a Roma, tanto più che è vicinissima, e questo consente loro di andare e poi tornare e stare il resto della settimana con voi, spendendo il meglio di sé al vostro servizio. Quindi siate anche molto attenti, comprensivi e sostenetelo, perché sarà un doppio impegno per lui, ma lo fa con gioia, sa che il vescovo è contento e lo fa per amore di Gesù. Grazie. Voi chiamiamo un'altra vittima, che dice? Chi? Jacopo. Jacopo! C'ha una cravattina illustrissima. Beh, scusa, voglio vedere se è di legno. Ah sì, mi sono fatto pure mazzi. Allora, Jacopo, tu una domanda a me o io una domanda a te? Una domanda che lei ha posto precedentemente a uno di noi. Vorrei domandare a lei cosa è per lei Gesù. Beh, è la... Sì. È la persona a cui ho dato la mia vita, tutta la mia vita, da che l'ho incontrato, l'ho conosciuto meglio. È il Signore che perdona i miei peccati, colma il mio cuore della gioia e della grazia, mi dà la forza di servire, di spendermi con entusiasmo, è lo scopo, il senso di tutta la mia esistenza, è colui che vorrei farvi conoscere ed amare sempre di più. Perché se tu conosci e ami Gesù, nel tuo cuore entra una grande gioia e l'entusiasmo, il tuo essere in Dio, perché entusiasmo significa questo, no? Entheo, usia, essere in Dio, ti dà slancio, ti dà forza. E quando tu hai una forte carica interiore puoi affrontare tutte le gioie e le prove della vita, cercando di rispondere sempre con amore alle sfide e anche di vincere le prove, le tentazioni, le avversità di Satana, ma con fiducia, perché Gesù è con te. Va bene? Ti auguro di amare molto Gesù. Facciamo la prova dello schiaffo? Va bene. Adesso chiama... non c'è più tempo. 5 minuti. Allora l'ultimo possiamo chiamarlo, una ragazza. Michele, no? Michele, se l'hai studiato. Cara Michela, tu una domanda a me o io una domanda a te? Cosa si prova a dare la cresima?
Allora si prova molta gioia, prima di tutto vi devo dire la verità, perché è bello incontrare tanti ragazzi come voi, che siete aperti alla vita, che vi preparate al futuro, al domani, e che desiderate farlo insieme col Signore. Poi perché io so bene che dandovi il sacramento della cresima vi do un aiuto importante, l'amore di Dio, lo Spirito Santo, che vi illuminerà, vi sosterrà, se voi aprirete sempre le porte del vostro cuore a Lui. Allora aprite le porte del cuore a Gesù, allo Spirito, e Lui farà il resto, vi darà tanta gioia. Siate perciò sempre fedeli alla preghiera, alla messa di ogni domenica, e cercate di mettere la carità al di sopra di tutto, volendo bene a tutti come ha voluto bene Gesù e con il suo aiuto. Va bene? Grazie. Ci vediamo, non ve ne andate, mi ero a preparare. Ciao.